Signori, buongiorno, come andiamo? Che si fa? Qua si lavora? Ehi, ciao Robby! Allora, innanzitutto qua avevo dell'impasto di teglia romana. Che mi scocciava di buttare, quindi ci facciamo un bel panettone giusto per non buttarlo, un ciabattone grezzo, violento, senza alcuna importanza, però almeno glielo pompare e non butto via l'impasto, che mi spiace sempre, Andiamo semplicemente al nostro forno di casa. Io faccio così. Ciabattone, eh? E adesso me lo vado ad informare. È bello piatto perché l'impasto è morbido da teglia, vedrete che poi svilupperà comunque il forno, viene su un enorme ciabattone, diciamo così. E allora l'impasto non si butta, che è un peccato. Diamo un bel timer. Ciao Giulio, ciao Andrea, ciao Filiberto, ciao altro Andrea, ciao tutti. C'è un bel timer da volenti, tipo... Ok, poi... Hai Doru. Vedi, anche attrezzi. Poi andiamo a impastare un po', va? Allora... Partiamo prima... questo è a posto, partiamo prima con la tonda, va? Allora, la nostra percentualina di Enkir. Ricordatevi che se mangiate farina bianca morite. Ci prendiamo l'acqua, gli lievito, il sale e andiamo a impastare. Perfetto. Anzi, un altro goccino, mi sa che non basta, non quant'è. Per dopo non è più di un litro, quindi è perfetta per fare anche la teglia dopo. Niente. Sale. Quindi per la tonda andiamo sempre con i nostri quantitativi attorno ai 2 grammi a chilo.
sale, stiamo attorno ai 25. Ok, venite di qua, vi metto anche gli auricolari così potete sentire il sottoscritto più comodamente e andiamo a impastare. Ciao Mirko Savoia, ciao Dorade Royale. E can... ciao Romy, Mirko, Miroslav, ciao Paperoga. Trezzi, oggi su vid, magari Trezzi, non ho mai tempo. Magari, cavacca miseriaccia, magari avessi tempo. Allora ragazzi, facciamo partire. Ciao Carmelo, andiamo a incordare. Allora ragazzi, ciao Massimo, come dicevo nel post precedente... No, no, ma io non mi lamento Trezzi, è un dato di fatto. E comunque Trezzi, basta o ti banno? Eh sì, le due F. Solo una ormai. No, dai, scherzo. Ciao Mattia. Allora ragazzi, ma raccontatemi un po', ieri che cazzo avete fatto, su? Cosa avete fatto? Corso di che? Di teglia? Di tonda? Scrivete qualcosa, su. Ma fate le cose bene? Devo essere fiero di dire che siete miei discepoli adepti? Sì che lo sono molto bravi e sono veramente contento. Ciao Patrick, ciao caro. Patrick, ho preso ispirazione da quello che mi ha chiesto un altro corsista per un corso e quando vieni io ti vorrei far fare la teglia con la biga magari. Potremmo fare tutto con biga, teglia con biga, poi ti dico. Che simpatico Trezzi. Ciao Cristian Miglietta. Napoletana con il lievito madre, maturazione 106 ore. È lì che sbagli, perché se la facevi di 120 eri a posto. Hai sbagliato lì. Comunque dicevo nel post che ho postato precedentemente, nel post che ho postato, quello che faccio mi piace molto perché chi viene da me sono sempre persone veramente in gamba, che vedono le cose in un certo modo e sono sempre ad alto livello, poco da fare. Ma voi l'avete visto il post? Cioè vi rendete conto di che pizze fa sto ragazzo e mi scrive depresso perché non riesce a migliorarle? E vi rendete conto di quello che fanno i pizzaioli medi nelle pizzerie? E ragazzi, io solo clienti così, se venite da me voi sapete di essere così, se decidete di fare un corso da me voi sapete di essere in gamba, ve lo dico io, e si accettano smentite, e questo mi fa veramente piacere, mi rende molto orgoglioso. Ciao Giovanni, quanti chili puoi inserire nel cestello? Allora in questa 6 chili appunto è per 6 kg massimi di impasto, quindi in alcune condizioni può arrivare a 3 kg di farina. Adesso ci facciamo un impastino napoletano e poi invece di teglia. Trezzi, a parte me e Mattia sono tutti in gamba, infatti immaginavo. Comunque Mattia è più bravo di te. Poi Mattia, ma Mattia è finto. Ma è troppo gentile, è troppo buono, è troppo delicato, veramente. Sembra mio figlio maggiore. Proprio una personcina, e per uno cattivo invece come Trezzi, il Valli ci voleva come compare. Oddio, vabbè, sulla bellezza lasciamo stare, dai. Però, sul resto... Vorrei dire che uno è bello, che Trezzi porta la bellezza, ma non posso dire neanche quello. Meno male che siete bravi tutti e due. Ma poi
non solo, altra cosa, avete visto dal messaggio, no? Perché magari qualcuno ha dubbi e dice che pensa che magari dico palle quando dico che sono pieno fino a giugno, no? E vedete che questo corsista io l'ho messo a maggio, quindi i tempi sono quelli, quindi se volete muovetevi perché qua spazio non ce n'è. E Trezzi, mangi controfiletto tutti i giorni, il benessere ti sta rovinando, eh? Mattia, solo io posso sopportarlo, ti assicuro. Diglielo, Mattia, a Trezzi, il benessere lo sta rovinando. Ormai mangia filetto di Wagyu tutti i giorni, poi gli viene la gotta e ho capito, Trezzi. Comunque ragazzi, mi è arrivato il vascone della Nova e ho una bella lonza di maiale in freezer che non vedo l'ora di fare. Una bella giornata, direi un bel 24 ore, poi gli faccio un po' di glassa, vediamo un po'. Peccato che veramente non ho mai tempo, mannaggia. Poi tenetevi aggiornati che questo giovedì torno a Tignes in Francia per riformare i nuovi ragazzi. Se riesco ad arrivare, perché giovedì di là è prevista anche neve, mannaggia la miseria, speriamo non esageri. E sicuramente provo a farvi, se non sono troppo stravolto, qualche direttina carina dalle nevi di Tignes. Ma siete silenziosi, dai, nessuna domanda stamattina. Io sono stanco e non ho granché voglia di pipponare. Pasto è asciutto, andiamo ancora di acqua. Vedete ragazzi che noi possiamo sfatare anche tutte le balle che ci sono sugli impastamenti, ad esempio napoletani, eccetera, a partire dall'acqua. Bene Ale, ok, ottimo. Dicevo, tutti l'impasto. Vedete che io l'impasto per la pizza napoletana. Sì, era anche l'integrale. L'impasto napoletano e l'impasto italiano romano faccio esattamente la stessa cosa, esattamente lo stesso processo. Semplicemente in ingredienti leggermente diversi, ma il processo è lo stesso. Toglietevi dalla testa, ad esempio, tutte le balle del processo napoletano partire dall'acqua. Sono tutti idiozie. Il partire dall'acqua per il processo napoletano è un gravissimo errore per due motivi. Ciao Simone, purtroppo lo so, ci sono disastri per la pioggia in molte zone del nord-ovest. Mi spiace che ad Albenga siate sott'acqua, ho visto che Alba è un casino, Alessandria è un casino, Alto Piemonte è un casino. E anche novembre, però certo ormai l'estremizzazione dei fenomeni è un grosso problema. Comunque dicevo, la storia dell'impastare dall'acqua del processo napoletano è un disastro per due motivi principali. Uno, perché è la farina che assorbe l'acqua e non l'acqua che assorbe la farina. E quindi finché fate pizza napoletana come nel 1834, no vabbè, lì siamo ancora prima, diciamo, della nascita ufficiale, facciamo come 100 anni fa e quindi idratate al 50%, voi non ve ne accorgete che non state incordando correttamente la farina, l'impasto in quel caso. Però basta che fate impasti con idratazione più alta e vi rendete conto di quanto è stupido partire dall'acqua. E poi altro grosso problema è che se vivete in un mondo che è quello della panificazione, che ha le unità di misura su unità di farina, e invece voi avete le unità di misura su litro d'acqua, neanche su chilo, su litro d'acqua, è un grosso problema, perché voi non avete subito l'idea, quando vedete altri processi, altri prodotti, altre ricette, non riuscite a rapportarlo a quello che fate voi e quindi capire cosa state facendo, come potete migliorarlo e qual è velocemente la differenza tra quello che voi fate e quello che fanno gli altri. Perché se voi siete abituati a mettere 1,6 kg di farina e 50 grammi di sale su litro d'acqua, quando voi sentite parlare di idratazione al 75% e 2% di sale, come cazzo capite qual è la differenza tra quello che state vedendo, qual è il risultato di quel prodotto e quello che fate voi e qual è il risultato del vostro?
Ma secondo voi un ingegnere può ragionare in libbre, once e piedi quando il resto del motore a cui si che deve sistemare invece ai metri, i secondi e i chili? Basta questa cosa, basta, basta, non ne voglio più sentire di pizzaioli napoletani che parlano di acqua. Basta, Dio santo, siamo nel 2019. Anche questo è un retaggio del passato. Semplicemente tutti sappiamo che impastando a mano è più facile partire dall'acqua, perché se partite dalla farina, che cosa succede? Che fate un bloccone duro, l'acqua non prende bene, dovete mettere altra acqua, diventa molto vischioso. Invece partendo dall'acqua, poco a poco, la vostra pastella diventa sempre più dura e impastate. Questo è quello che si faceva a mano 200 anni fa. Cosa succede quando si è passati alle impastatrici? Semplicemente si è continuato a fare quello che si faceva prima a mano, nello stesso modo, semplicemente in maniera più veloce. Punto! Non c'è nessun motivo, tecnicamente è peggio, dal punto di vista della comprensione è peggio, perché voi non avete il confronto con gli altri processi, quindi basta, non vi voglio più sentire che partite dall'acqua. Punto! Ciao Walter, mi raccomando. Ciao Cosimo. Cazzo, 1 litro d'acqua, 1,6 kg di farina. Ma poi, quando si danno degli ingredienti, ma devi usare almeno la stessa unità di misura? Ma vuoi usare il chilo d'acqua invece che il litro d'acqua? Io lo so che poi voi vi mettete a ridere, ma queste particolarità sono fondamentali per capire quello che dite, a cosa si riferisce. Anche il fatto che sia il litro d'acqua e non il chilo, da cosa dipende? Dal fatto che una volta, andando molto a spanne, si prendevano le brocche col segno del volume, ok, dei litri, ma l'acqua andrebbe pesata in grammi come la farina, se vogliamo fare confronti di un certo tipo. Scusate, ma a me ad esempio i pizzaioli adesso che fanno tanti moderni dall'altra parte e poi li sento ancora dire 1,5 kg di farina su litro d'acqua, a me fanno ridere, punto. Vedete che abbiamo incordato in un attimo, ok? Dovete riferirvi al chilo di farina, perché tutta la panificazione si riferisce al chilo di farina e questo è il modo per capire bene quello che fate, ragazzi. Perché appena sentite un'altra ricetta, voi sapete subito confrontarla con quello che fate voi e quindi capire in un caso l'acqua che cosa fa, in un caso la farina, le percentuali, il sale. Se non avete subito l'idea di fare il confronto tra le percentuali, che cacchio capite su quello che fate? Non lo so, ditemelo voi. Ciao Gaetano, no, per piacere non chiamarmi capitano, che ultimamente è riferito a personaggi che diciamo che col mio modo di pensare hanno poco a che fare. Chiamami Giova e va benissimo. Ciao Alessandro, ciao Gaetano. Oh, quanti siete? Ciao Cosimo, in planetario metto tutti insieme e tutti in una volta. Faccio bene? Beh, non è detto, dipende. Non è detto. Anzi, in generale mettere tutto assieme per queste cose, per teglia o napoletana, bisognerebbe vedere. Bisognerebbe capire. Ok, ragazzi, l'impasto è incordato, è inutile tirarlo ancora. Quindi venite di qua. Voilà. Via le cuffiette. Aspetto solo un altro attimino, va. Voilà. Ciao Vincenzo. Perfetto. Ok, il nostro impastino per tonda è pronto. Questo è 65-66. Vediamo giusto.
una sistematina. E anche per oggi ci siamo sfogati, per rimanere la sberla sulla teglia, ok? Cambio solo cottura e formatura. Sì, certo, Vincenzo, anch'io sto facendo la stessa cosa, fai benissimo. Ciao Gianfranco, temperatura all'era 23,4. Allora, mettiamo un goccinetto di olio, così poi la nostra massa ci si stacca. Voilà. Eccoci qua. Andiamo dentro, poi abbiamo il nostro finaccio già bagnato. E cacchio, sì, forse era questo. Ok, e la tonda l'abbiamo fatta. Poi, quanto tempo di puntata? 24 ore, Michele. No, Giada Aldegheri, un litro d'acqua e un chilo di acqua non sono la stessa cosa. Primo perché il litro è un'unità di misura per il volume, mentre il chilo è l'unità di misura per la massa. E l'acqua non ha la densità di un chilo al litro, ok? Quindi non sono la stessa cosa. Grazie. Grazie davvero Giova per le tue sagge condivisioni gratuite. Sarò migliorato dell'80% da quando ti seguo. Sono veramente contento, Matteo, grande. Sono contento. Allora, qua invece andiamo per fare un impasto di teglia. Io mi metto un 100 grammini di multicereali, che è veramente una figata. Ancora un pochino, scaccia 150 grammi, dai, stavolta. Ma sì. 143, altri 7 grammi, 147 massimo. Poi prendiamo un po' di roba bianca di forza per supportare la nostra struttura. Allora, quindi 150, ne mettiamo 8,50. Ok. Perfetto. Voilà, poi lievito. Dobbiamo stare a 7 grammi circa. Quindi ci facciamo Vole.
Siamo a 9:20, un po' tantino. 7:30, va benissimo, andiamo nella farina. Voilà. Lievito per oggi non ci serve più, lo mettiamo via. Dobbiamo pesarci il sale. Intanto vi rimetto di qua, ragazzuoli, poi peso l'acqua intanto. Quindi facciamo 800 grammi per la teglia. Ok, 796 e sale. Andiamo a dare i nostri 25-26 e poi partiamo a impastare anche qua. No, scusate, sale un po' meno per la teglia, sto assolutamente in più. Voilà. E andiamo a impastare anche la teglia. Uno. Auricolari. E partiamo. Non si riesco a portarla fin qua, il fatto è che qua il piano traballa un po', ma fa niente. E andiamo a idratare. Ok. Buongiorno Giovanni, ciao Mario, quanto tempo li può dare? Ciao Giuseppe, niente ti ha direttamente in frigo, Giova? Beh sì, allora Michele, se devi aiutare l'impasto a far partire, gli fai fare un po' di TA, però poi la maggior parte della puntata la mandi in frigo. Trezzi, lo pido per il culo, ma mi ha cambiato la vita sto burbero signore. Ogni tanto va messo, bravo Trezzi. Ma no che non mi prendi per il culo, sennò ti avrei cacciato da mo'. Massimo Corbani, confermo Matteo, però ci vediamo a marzo che non mi basta. Grande Massimo, esatto. Sei prenotato a marzo, Massimo? Gianluca Ferrara. Ciao Alessandro Vesentini, come va? Vedo che va, mi pare che vada tutto bene, vero? Mattia Valli. Beh, io prima di fare il corso con lui tanti anni fa cuocevo la pizza nel barbecue, non dite non mi vado. Bravo Massimo, che ti aspetto. Gio per la tondosi straccio umido per conservare, per la teglia chiudo ermetico per conservare, come mai? Vincenzo sei molto attento, ma semplicemente perché del recipiente per la tonda non ho il tappo ermetico, tutto qua. E quindi li metto sullo strofinaccio. Però mi fa piacere, sei molto attento e fai domande intelligenti, bravo. Onestamente, straccio, ermetico, ragazzi. Particolarità. Qui squiglie, ciao Renato, ciao Elio. Nel senso che mi sono fatto troppi nemici. No, Trezzi, tu non è che ti sei fatto nemici. Tu, grazie a me, hai allontanato persone che ti avrebbero fatto del male. Delle persone sottopotenzianti. Grazie a me hai allontanato quelli che non ti fanno crescere. Via, via, via. Tagliare, tagliare. Alla grande, caro, mi hai aperto un mondo, adesso mi faccio delle grasse risate quando vedo certi cuore. Bene, sono contento Alessandro, vedo che vai veramente alla grande anche con la pasticceria, col caffè, grande, sono contento. Come ce l'hai? Allora sbagli qualcosa Alessandro, perché devono scappare. Devono scappare. Allora Daniele mi sembra che scriveva... Gianluca Ferrara, la scioglievolezza di un impasto da cosa deriva? Ragazzi, deriva da mille cose. Deriva dagli ingredienti dell'impasto che utilizzate, dal processo, da come stendete, da come cuocete. Ciao Elio, anche a te. Il problema è che sarebbe bello darti una risposta miracolosa e dire guarda, la scioglievolezza deriva da quell'aspetto lì. Però purtroppo no. Deriva da mille cose la scioglievolezza. Dall'insieme di mille cose. Cioè, per farla breve, l'impasto è scioglievole quando hai fatto tutto bene. Purtroppo.
Ciao Michele, aggiungo acqua un po' alla volta, prima perché non ho fretta, non devo fare 5.000 pizze, non ho 10.000 cose da fare. E poi perché con le farine che uso, io uso in questo periodo, sto usando tantissimo Mulino Marino, con queste farine biologiche senza nessuna aggiunta, è cosa buona e giusta dare tanto tempo e tanta tranquillità alla farina per assorbire, perché non sono delle campionesse in assorbimento, non sono delle campionesse in forza, non sono delle campionesse in tenacità e via dicendo, e quindi dargli acqua poco a poco le aiuta a lavorare meglio. Se io con queste farine buttassi acqua velocemente con violenza farei dei grandi disastri, perché non assorbirebbero correttamente, si spiattellerebbero e darebbero dei problemi. Ho lavorato in tanti posti, ho visto tante farine tecnicissime che funzionano benissimo, che ovviamente togli la coperta è corta per tutto, ragazzi, se metti da una parte togli da un'altra. Generalmente se metti in facilità di esecuzione togli in sapori, profumi e via dicendo, e al contrario. Però certo, io ho lavorato con farine che, avendo una buona impastatrice, tu praticamente potevi buttare tutto assieme in impastatrice, compreso l'80% dell'acqua, tornavi dopo un quarto d'ora e l'impasto era formato. Però il profumo e il sapore, e anche la soddisfazione, perché poi ragazzi, anche sul profumo e il sapore, ripeto, dobbiamo sempre fare molta attenzione, perché rischiamo di entrare in una realtà che ci autocostruiamo che non esiste. Perché veramente percepire senza ombra di dubbio alcune sfumature di profumi e sapori è veramente difficile. Anche la farina non buona rispetto alla farina buona, qualsiasi cosa questo voglia dire, è veramente difficile. Se noi fossimo bendati e non sapessimo cosa mangiamo, guardate che sarebbe difficile riconoscere la super biologica non trattata, saporitissima e profumatissima rispetto alla farina super tecnica piatta industriale. Permettetemi questa approssimazione. A me piace tanto usare queste farine perché è difficile, ok? A me piace tanto perché è un casino, perché non assorbono, perché non fanno tutte da sole, perché non sono facili. E ogni volta confrontarmi con sta roba qua mi fa capire cose nuove, migliorare, via dicendo. E poi quando invece mi capita di usare, o perché voglio usarlo volontariamente, o perché me lo trovo obbligato in qualche pizzeria, il mix, il semilavorato, il via dicendo, io lavoro con gli occhi chiusi, con gli occhi chiusi. Cioè io potrei bendarmi e fare le pizze, perché diventa facilissimo a quel punto. Alessandro Pepe, ci sono degli studi che a parità di sfarinato non esistono cambi sostanziali di sapore, eccetto alcune eccezioni. Esatto, Alessandro. È così, purtroppo noi facciamo tanta filosofia anche su sta roba, ma ci creiamo una realtà che non esiste. E il sapore, i profumi e le cose. Ad esempio, è vero, se io metto il naso qua sopra sento profumi che con altre farine non sento. Ok. Ma poi noi ci dimentichiamo sempre che parliamo con me, generalmente, parlate sempre di pizza. Quindi poi sta roba deve maturare, c'ha dentro il lievito che produce il suo bouquet di aromi e profumi. La buttiamo in forno, la molliamo a centinaia di gradi per minuti, ci mettiamo i condimenti. Ora, queste sfaccettature, prodotto finito, veramente, non prendiamoci in giro. Chi le sente, quando le sente, come le sente? Ora, voi sapete che io sono estremamente solido su quello di cui sono tranquillo, sicuro ed oggettivo, ma allo stesso modo mi tiro indietro sulle cose su cui mi rendo conto che non esistono. Ragazzi, io vi dico che, cavolo, sentire le sfumature di questo, dell'altro e di quell'altro ancora è veramente difficile, e io non penso di essere proprio l'ultimo dei cretini anche come tipo di palato. Però perché se lo dico io, gli altri invece si inventano che sentono l'aroma della biga al 20% nel cornicione di non so quale pizza? Raga, dai, non prendiamoci in giro. Poi, se vogliamo raccontarci la favola, va bene. Leggevo prima acqua al litro su peso. Beh, se pesi l'acqua a circa 4 gradi, mi aspetto sia uguale all'unità di litro, sbagliando dello 0,1. Ma certo, la densità dell'acqua
mi pare che sia 0,996, una roba del genere, poi ovviamente cambia in base alla temperatura, ma quello non è l'aspetto peggiore, sono gli altri quelli che ti ho detto. Quegli altri sono molto più importanti. Chi sei? Vincenzo. Giada, aggiungere l'acqua troppo lentamente non si rischia di rompere stessa la maglia glutinica. Certo, se metti un goccio alla volta e finisci un impasto di teglia in 58 minuti, è ovvio che fai dei disastri, scaldi e via dicendo. Io ovviamente dico aggiungere poco a poco, quando ho finito un impasto da teglia in un quarto d'ora, massimo 20 minuti, va bene, non succede nulla. Cioè, ragazzi, va bene anche con le farine. No, non è che le farine a guardarle esplodono. Cioè, possiamo lavorarle anche per buone tempistiche senza grossi problemi. Siamo a 18-19, ok. Planetaria con spirale si può raggiungere l'incortatura che si ha con impastatrice a parità di ingredienti. Filiberto, se sai fare tutto alla perfezione, sei estremamente bravo, anche con la planetaria puoi fare ottime cose, assolutamente. Il fatto è che è più difficile, più complesso e via dicendo. Perché con la spirale prendi impasti, con la planetaria e la temperatura e cambia il gancio e magari si scalda e metti in frigo e metti qua e metti su. Simone Palomba, piccolo bistrò, 10-20 pizze a sera, consiglieresti il forno Ferrari F1? No, il forno, l'F, no, allora, il Ferrari è quello piccolo, l'F1 è un altro, è un'altra marca, è un altro brand, l'F1 fa il P134H. Sì, se fai 10 pizze a sera ti puoi prendere un P134H e buonanotte al secchio, pure un modello un po' più grande, cioè onestamente. Vincenzo Sindaco, Filiberto, meglio la frusta K. Quello che dicevo prima. E metti prima la foglia o la cappa e poi il gancio e poi di nuovo la foglia e poi pipì. È un casino, ovvio. Ciao Cristian Buso. Domenica mattina siete in tanti, eh? Chi è che impasta? Scrivetevi, qualcuno sta impastando? Quali sono i professionisti? Quali sono i privati in diretta? Chi è che oggi farà pizza o qualcosa di lievitato? Scrivetemelo. Io sto cuocendo il pane, poi vi faccio, per chi era presente dall'inizio, poi vi faccio vedere come sta crescendo bene in forno. Ciao Luca Schilirò. Cosa fai Alessandro Pepe? Un bel ciabattone sta venendo fuori. Gaetano Villani, cosa fai? Scrivetemelo però, teglia l'80, grande. Tu da me avevi fatto napoletana, però, vero Alessandro? Gianluca Ferrario, faccio una teglia col 20% di Enkir, figata. Vescovi Fabio, ciao Giova, appena impastato, grande. Gaetano Villani, pizza tonda e pane. Dannibali, con due L. Fatta focaccia, 65% di idratazione, grandi ragazzi. Vedo che vi divertite. Poi oggi piove in mezza Italia, quindi divertirsi in casa è una bella roba oggi. Impastato ieri per pizza in teglia, 25% di farina integrale. Ammazza, oh! 25% di integrale completa è già tanta roba, eh? Luigi Grasso, ciao, io impastato stamattina, grande. Condividete ragazzi il video. Cosa? Ma ditemi cosa, che sono curioso. Luigi Grasso, cosa state facendo? Francesco e Alessia, ciao Giova, teglia l'80%, grande. Poi postate le robe, se avete Instagram, postate le foto con hashtag GiovaPizza, così le vedo. Sì, Giova, ho fatto napoletana e principi di tempio, è vero, vero, vero. Ah, tra l'altro è rivenuto dall'altra parte, se vuoi tornare oggi è più facile entrare in casa, eh? Non abbiamo gradini perché entri dal garage, c'è la rampa e via dicendo. Cesio Sindaco, con frusta K, farina in frigo, a 4 gradi, lascia il cestello in frigo prima di partire per un'ora, incordi anche le marino, dopo 20 minuti ad alta velocità, ma chiude 26. Sì, concordo con Vincenzo Sindaco, devi fare un po' di casini con la planetaria, ma si può. Quello che ti dice Vincenzo è giusto. Vescovi Fabio, napoletana 62, ciao Marco Ioli.
Giove impastato nel di pomeriggio, stasera pizza per tutti. Grandi, grande, buona pizza. Lì mi sa che in Valtellina sta piovendo un po' meno in sta fase, eh? Ciao Sonia, oggi pane, Cosimo impasto con 80% senatore Cappelli e 20% Manitoba. La Madonna, cos'è che stai facendo, Cosimo? 80% senatore Cappelli? Mica poco, eh. Impasto, pane o pizza, nella sostanza cosa cambia? Temperatura, dose, tempi, farina, già da cambiare, può cambiare tutto e può cambiare niente, dipende da quello che fai. Io prima ho infornato un impasto avanzato di teglia romana e ci faccio un pane, e è un po' più difficile, diciamo, usare l'impasto di un pane per farci una pizza, però dipende, dipende. Lo so che quando mi ascoltate sentite sempre un sacco di dipende, ma perché è così? Qua abbiamo messo quasi tutta l'acqua, ragazzi. Sì, dai, questa è una cosa che mi piace. Quando fate le vostre cose, su Instagram, Giova Pizza. Ok? Taggatemi nelle stories o nei post con hashtag, non hashtag. Proprio con la chiocciola Giova Pizza. Ah, focaccia pugliese, ok, ci siamo, va bene così. Mi taggate, Giova Pizza, sono Giova Pizza anche su Instagram, così vedo cosa combinate. Mi fa piacere. Vincenzo, so fare anche qualche fermomacchina di 30 minuti. Filiberto, con la planetaria sì, soprattutto in estate, a volte devi fare fermomacchina, prendere la ciotola, rimetterla in frigo e ripartire. Le planetarie scaldano molto perché hanno un modo di trasferire l'energia cinetica molto violento, cioè più che allungare e accorciare l'impasto come fa una spirale, no? Che attira, allunga, accorcia, quello sbatte, la spirale sbatte. E quindi sì, a incordare incordi, però sbattendo. Ultimi goccini d'acqua, ci siamo. Francesco Picone, ricetta per una buona pizza in teglia. Buongiorno e buona domenica. Francè, ma io mi chiedo, ma tu puoi entrare in un live e chiedere una ricetta? Ma siamo tutti a tua disposizione. Ma hai una pagina, guardati tutti i post che faccio, Facebook, Instagram, troverai mille dosi, mille ricette. Ragazzi, dovete imparare che internet non è il luogo del gratuito, internet è il luogo dell'informazione. E quindi prendete gratuitamente quello che viene dato gratuitamente. E però un po' di sforzo dovete farlo, perché se non ci mettete manco sforzo, che cosa volete? Che Giova Pizza venga a casa a farvi la pizza? Vi prendete, vi spulciate la pagina, vi spulciate il profilo Instagram, YouTube, quel diavolo che volete, trovate le informazioni, come fanno in tanti. Volete un qualcosa di personalizzato? Sganches e venite a fare i corsi. Raga, la vita funziona così, non è che per me è diverso. E che cavolo. Ciao Marco Bosco, buongiorno e buona domenica a tutti i grilli a pizzari, esatto. Ma nel senso che lo diamo il buongiorno, lo do a voi e ve lo date a vicenda proprio perché non siete grilli a pizzari. Agli altri grilli a pizze che sono da altre parti, il buongiorno non lo diamo. Ma sì, Filiberto, ma tu pensa, ma veramente... Sì, piovigino, ora basta H2O. Dicembre nel lungo depone bene. Buona pizza a tutti. Ma speriamo, Marco, perché alla fine i regimi precipitativi, più o meno, non hanno grosse variazioni. Il grosso problema è la temperatura, che ultimamente, negli ultimi anni, è una tragedia. Un po' di freddo non dispiacerebbe. Anche se, ecco, non pretendo chissà che, però almeno un po' di fresco, non se ne può più. I miei diretti dopo un'ora di appretto e stesura con mattarello vengono bene. Se vado in frigo un disastro. Giada, tu hai bisogno di informazioni, competenze e nozioni, ti consiglierei un corso. Metti ghiaccio nell'acqua, fai impasto al 65% subito e poi sale piano piano, non mollare. Si vede che Vincenzo è esperto con la planetaria, c'hai ragione. Con tutta questa pioggia e umidità è bene abbassare qualche punto lì dove l'impasto non si sa mai. Esatto. Ragazzi, quasi ci siamo, adesso lo tiro fuori.
Grande Filiberto. Giovanni, dovrebbero invitarti nell'Accademia di Formazione Culinaria. Vai forte, ti ringrazio. Paolo Fiorese. Giovanni, volevo chiederti per fare un corso con te come si fa. Paolo, nella pagina trovi un link nelle informazioni che è un link alla form di iscrizione per i miei corsi. Vai lì, completi la form e io ti do tutte le informazioni del caso. Ok? Oppure scrivimi un messaggio privato e ti arriva in automatico il link alla form. Ho trovato un mix di farina con 7 cereali e l'aggiunta di enzimi. Si può considerare un semilavorato, Cosimo? Direi di sì. Ma va che coincidenza, si è collegato Paolo Sanguedolce. Ciao carissimo, che ha sicuramente più voce in capitolo di me per rispondere a questa tua domanda. Paolo, guarda il commento sopra di Cosimo che chiede. Ho trovato un mix di farina con 7 cereali e l'aggiunta di enzimi. Si può considerare un semilavorato? Io direi assolutamente di sì, però ovviamente lascio a te la risposta. Direi di sì, poi se ci sono gli enzimi direi proprio di sì. Come vanno le cose, Paolo? Tutto bene? Super Giovo, ho provato la tua farcita con l'impasto multiuso per focaccia, spontini, eccetera. Spettacolare e leggerissima. Buona domenica a te, grazie per il tuo lavoro. Grande Giacomo, sono contento. Cacchio, ma dove l'hai trovata? Che non l'ho ancora fatta vedere, diciamo, nelle dirette. Però bravo, fai bene, sono contento. Sì, una delle cose che mi piace molto ultimamente nei corsi è proprio far vedere... Questa nuova modalità per la focaccia è veramente una figata. Con lo stesso impasto ci si fanno mille cose, pizza in teglia al trancio, la genovese, genovese condita, genovese farcita in cottura, è veramente una figata. Ok Paolo, grazie. Dove la devo seguire? Mi dispiace se vi ho disturbato. Ho visto la diretta per puro caso e sono uno della pagina. Francesco, sei scusato perché sei una persona molto educata, intelligente, capisci subito tutto al volo. Francesco, qui sulla pagina o su Instagram mi trovi come Giova Pizza, su YouTube allo stesso modo Giovanni Tesauro Giova Pizza, quindi seguimi. La focaccia Giova Pizza dentro uova, malto o altro? Allora, le uova, no, direi di no. Ha il malto, però vorrei fare qualche prova per toglierlo, però ha il malto. Tutto bene, mi godo il mio day off, ma proprio non ce la faccio a stare lontano dalle impasti. Siamo in due. Vabbè, io forzatamente, però. Buongiorno, non si ha tempo. Se non si ha tempo per le 18 ore. Ragazzi, l'impasto vedete che è incordato, Adesso lo tiriamo fuori. Io li metto qua. Voilà. Tac. Domanda esistenziale, magari c'è qualche super informatico che mi può rispondere. Ma se uno prende apposta l'iPhone nuovo, no? Come ho fatto io, dovendolo usare tantissimo per lavoro, foto, video, mi tengo sempre aggiornato. Soprattutto perché ha il grandangolo che è una figata, per quale cavolo di motivo non posso usare il grandangolo per le dirette, ma usa solo l'obiettivo medio? Me la togliete questo dubbio esistenziale? Cavolo, io dicevo, pensate che figata, prendo un nuovo iPhone, quando faccio le dirette uso il grandangolo, vedono tutto benissimo, è spettacolare, e poi lo prendo e durante la diretta vedete, per carità, la qualità video e foto è migliorata tantissimo, ma vedete, io non posso decidere ad esempio che obiettivo usare. Io voglio usare il grandangolo e non posso decidere di usarlo, cioè che cavolo. Guardate che bello questo impastino, Questo è l'80%, 150 grammi di multicereali e un 8,50 di zero forte. Ah, per la seconda volta, ne avevo già parlato in un altro video, ma voglio ripetermi. Su YouTube, ve lo dico facendovi vedere il mio faccione, su YouTube, visto che faccio ormai spesso questo impasto, una mi ha scritto grazie al cavolo che ti viene bene la pizza, usi la Manitoba. Allora,
Per tutti quelli che pensano una roba del genere, non avete capito un cazzo di niente. Zero. Se voi avete in mente una roba di questo tipo, non avete capito niente. Chiuso. Mo sistemiamo st'impasto. Vorrei anche pulire un po' l'impastatrice. Voi fissatevi l'impasto mentre io pulisco, va? Chi è che c'è? Durezza dell'acqua influisce sulla buona riuscita dell'impasto? Ma sì, sicuramente sì, ma è trascurabile rispetto ad altre cose. Per ora sono andato a ragionamento senza avere le tue dosi precise, ma ragionando su idratazione. Tipo di impasto, tempi su lunfe che date nei video. Aspetterò di confrontarlo con la tua ricetta quando arriverai. In ogni caso, sulla base felice, bilanciamento trovato. Bravissimo, Giacomo. Sei uno sgamato. Paolo, teglia romana, 80% di idratazione, 150 grammi mulino marino 7F 2.0, 850 grammi Manitoba mulino marino. E li facciamo fare 24-48. Teglia fatta ieri con Bon Giovanni Antiqua 2V300 e Caputo Nuvola. La Caputo Nuvola, ragazzi, la Caputo Nuvola è fenomenale. Porca troia. Ragazzi, vi fa morire, no, ve lo devo dire mentre mi guardate in faccia. Anche qua, ragazzi, bisogna essere onesti. Io l'ho usata la Caputo Nuvola, ragazzi. Quelli che fanno i gommoni, i cornicioni e via dicendo, e sembra che siano bravi loro e usano la Caputo Nuvola, perché non siamo un po' onesti? Ragazzi, la Caputo Nuvola manca poco che esca da sola dal sacco e entri da sola nell'impastatrice. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo alle farine quel che è delle farine, diamo ai forni quel che è dei forni. La Caputo Nuvola è una bomba atomica, funziona da far spavento. Tu ti bendi, ti tagli una mano, ti mozzi un piede, togli 50 giri al minuto all'impastatrice e lei viene fuori lo stesso. Quindi, non sto dicendo che non va bene, anzi, ma tranquillo, usa però. Non è che poi usate la Caputo Nuvola come vedo che fanno i cornicioni e poi io figo, sono bravo a fare il cornice. Sì, certo, e vabbè, ok. No, lì è che sei un pirla se non riesci a farlo. Forse troppa banda richiesta per la diretta, per il discorso video, credo sia un vincolo di Facebook. Porca vacca, però... Igor Bazzanno, sono nuovo, mi interessano molto le tue dirette, complimenti, ti seguirò sovente, grazie e buona domenica. Grazie a te, Igor. Ciao, Terry. Ciao, cara, come andiamo? Tutto bene? Martino, Vincenzo Sindaco, confermo, esatto. Fila di additivi piena, pazzesco. Ma ragazzi, ma basta essere onesti nella vita. Essere onesti, chiari, sinceri e senza far sembrare quello che non lo è. Tutto qua. Pulisco un po' l'impasto, pulisco l'impastatrice, poi diamo due pieghe a questo impasto e abbiamo finito. È mostruosa. Io l'ho trovata, mi pare, a Fuerteventura, hanno fatto la consulenza da Roberto e ci abbiamo fatto i panini per hamburger. Minchia, ragazzi, i palloncini che ti gonfiano ad una parte venivano meno gonfi. Delle bestie, buonissimo, eccezionale. Però ripeto, non bisogna mai perdere d'occhio la realtà, perché se facciamo le pizze belle, poi belle è una cosa, buone è un'altra. Se facciamo le pizze belle e pensiamo che siamo bravi e poi invece fa quasi tutto la farina, insomma, cioè, è per questo che dicevo io prima, mi piace usare ad esempio marino, non c'è dentro niente, sono difficili, è un casino. Guardate che da 00 V310 inizia ad adattarla al 70%, devi andare con calma e poi avere problemi, eh. E voi dite, ma allora sei cretino? No, non lo so benissimo io. Scindo molto nettamente, sono qua. Ciao Paolo, un carissimo saluto. Eccomi qua. Dicevo, io scindo molto nettamente quando devo far venire qualcosa facilmente, mettere in atto processi ripetibili, tranquilli, far lavorare bene un cliente, e quando invece allenarmi. Se devo allenarmi, ragazzi, è un conto. Se devo far venire le cose bene, in fretta e ripetibili, è un altro. Senza preconcetti, sempre, senza preconcetti. Madonna, quante giovani.
Consigliabile aspettare i dati in scadenza delle farine messe sotto vuoto o si può soprassedere? Penso che valga anche in questo, se Paolo è ancora in linea ti può rispondere meglio di me. Io penso che valga come per tutti gli argomenti, scusate, come per tutti gli altri alimenti, le date di scadenza ovviamente sono sempre molto cautelative. Se una farina c'è scritto che mi scade il 25 novembre, non è che il 26 dovete buttarla, però insomma fate le vostre valutazioni, ok? Guardate che bello questo 80%, con tutti i nostri cerealini, i nostri semetti, ok? Sì, mi diverto come un pazzo a schiaffeggiare gli impasti, va bene? Se non va bene, va bene lo stesso. Adesso prendiamo anche qui un goccino d'olio e mettiamo anche lui a manna fino a domani. Oh, che bello, eh? Olè. Adesso lo sbattiamo in frigo, dai, venite con me, ci facciamo two chiacchiere. Ah, guardate come sta venendo, eccovi qua, guardate come sta venendo la pagnottona, eh? Ci diamo il treppiede, ok. Riprendere un selfie stick. Allora, guardate come si è gonfiato, che bel pagnottone, aspettate. Com'è? No, senza alcuna pretesa, ovviamente, ma è semplicemente un modo per non buttare via un impasto di teglia, che è un ottimo pane. Con i suoi difetti. Con solo lievito di birra, eccetera, eccetera. Ragazzi, nel pane sì, il lievito madre è veramente un'altra roba, Veramente un'altra roba per il pane, il lievito madre è un'altra roba. È uno dei motivi per cui mi dispiace. No, ma non è che mi dispiace, sono contentissimo del lavoro, delle richieste, però ovviamente facendo pizza, e ovviamente si usa tanto il lievito di birra, il lievito madre, sì, va bene, ok, però... E prima, quando avevo un po' più di tempo, tenevo il lievito madre, mi divertivo molto a fare il pane con lievito madre, Dio, il pane con lievito madre è fatto bene, veramente tantissima roba. Allora, ciao Marco. Buongiorno Giova, tra temperatura ambiente e temperatura frigo, quanto è che siamo in diretta? C'è un'ora. Cosa cambia per il processo di lievitazione? Cambia tanto, Pino, devi cambiare le quantità di lievito. Le gestioni, insomma. Ciao Fabrizio Malizia, grande Giovanni, ti seguo dalla Germania. Ciao Fabrizio, grande. Date qualche dritta a Marco per modificare l'F1, ragazzi. Ciao Elisa, ciao Francesco. Ciao Merilu, è il tuo nome, che bello. Marco Bosco, però se vuoi il mio parere sulla modifica F1, onestamente, veramente l'F1 P134H, se non hai velleità particolarissime, stranissime, guarda che già d'originale è una bomba, io non ci metterei soldi, non ci metterei mano e via dicendo. Magari, guarda, l'unica modifica che farei fare, uno che la sa fare, è portare dentro la lucina perché rompe tanto le balle all'interno. Ma per il resto funziona benissimo, sì. Io ne ho uno completamente modificato, ma perché potete capire che ho esigenze completamente diverse. Ma se no, che ve frega. Va bene, ragazzuoli bellissimi. Grazie, sì, mi chiamo così. Bene. Non ti avevo mai visto sulle dirette. Sei nuova? Seguimi, che ne vale la pena.
Buona domenica, Merilu. Mamma mia, che mal di gola. Allora, ragazzi, statemi bene. Domani ho corso in Skype preliminare con il gruppo che aprirà a Copenaghen a gennaio. A metà gennaio sarò su a Copenaghen 5 giorni per l'apertura di questo nuovo locale. Non vedo l'ora. Domani abbiamo il primo incontro preliminare. E poi giovedì, come dicevo, si va in Francia, a Tignes, per formare nuovi ragazzi sulle Alpi francesi. Seguitemi, mi raccomando. Io vi assolvo da tutti i vostri peccati panificatori, anche se non so se lo meritate. E buona domenica, seguitemi, vi abbraccio, panificate, buone pizze, state con i vostri cari, fate l'amore, fate la pizza e divertitevi e seguitemi. Adios!